Ciao ragazzi, bentornati. In questo video ti farò vedere un esercizio molto importante per andare a migliorare la mobilità delle tue scapole e migliorare la posizione di streamline nella fase subacquea per avere una penetrazione migliore e una velocità maggiore. Andiamo a vedere un esercizio di mobilità dell'articolazione scapolo-emerale. In questo caso io userò un box. Tu a casa, se vuoi allenarti e migliorare la tua mobilità, puoi tranquillamente usare o un tavolo o una panca o la sponda del letto. Come si esegue l'esercizio? Ci posizioniamo con le mani appoggiate sopra il nostro box, gambe abbastanza lontane, dobbiamo formare un angolo retto con il nostro femore sul pavimento. Quindi da questa posizione andremo a lasciarci col polso appoggiato, abbassare e andiamo a mantenere la nostra posizione di allungamento per almeno 30-40 secondi. L'obiettivo è quello di riuscire con le mani appoggiate sul nostro box a arrivare con la fronte pian piano a toccare a terra. Man mano che starete nella posizione sentirete che la muscolatura pian piano si allunga e riuscirete ad arrivare pian piano a toccare con la fronte il pavimento, come faccio io in questo momento. Bene, questo esercizio vi permetterà, oltre ad allungare tutta l'articolazione scapolo-omerale, anche a migliorare la mobilità in estensione della colonna, fondamentale per migliorare poi la tua streamline e ridurre al massimo tutte quelle che possono essere le curve della tua schiena, delle tue spalle, che aumentano le turbolenze nella subacquea, che riducono la tua velocità. Metti in pratica l'esercizio, commenta il video con le tue sensazioni. In questo modo potrò esserti anche d'aiuto e darti dei consigli per migliorare l'esercizio o valutare se lo stai svolgendo nel modo corretto o meno. Spero che il video ti sia stato d'aiuto e ci vediamo nei prossimi video, dove continuerò a darti dei consigli, dei trucchi di esercizi che utilizzo con i campioni per migliorare le tue prestazioni. Ti aspetto presto e per qualsiasi cosa ricordati, io ci sono. Ciao!